Siamo qui alla fiera Piccoli Editori per Piccoli Lettori e abbiamo intervistato l'editor di Bohème Press. E la missione è far crescere il lettore, questo vuol dire fare appassionare i bambini ai libri e convincere che il mondo del libro è meraviglioso. Ma penso che la lettura è uno sfago, è una ricerca di se stesso, di conoscere meglio il mondo. Ma penso anche che c'è una cosa che viene spesso sottovalutato, il fatto di acquisire un linguaggio, acquisire un lessico ampio. E questo serve anche a un non lettore, anzi soprattutto ai non lettori, perché in un mondo come oggi dobbiamo conoscere molte parole per poter esprimere i nostri sentimenti, di poter anche qualche volta tirarsi fuori da qualche pasticcio. E penso che la parola è la cosa più democratica che ci sia. Perciò leggere fa bene, troviamo anche un modo, troviamo le parole per esprimere i nostri sentimenti. Ma oggi penso che l'editoria è molto impostata sul divertimento, perché comunque abbiamo imparato a lezione quando abbiamo, diciamo nel recente passato, abbiamo caricato troppo tristezza nei libri, pensieri difficili, pensando che dobbiamo condividere tutte le difficoltà anche con i bambini. Credo che oggi stiamo andando verso una lettura più gioiosa, più felice, con messaggi positivi e questo comunque aiuta anche a amare il libro. E il libro di carta è eterno, come è arrivato da noi e continuerà anche ad arrivare alle future generazioni. Secondo me la bellezza dell'editoria oggi è che ci sono grande varietà. Allora, la stessa cosa è quando si educa il gusto a un bambino. Bisogna ricordarsi che quando uno comincia a dare a mangiare a un bambino, all'inizio il bambino è piccolo, certi gusti e certi ingredienti non si può dare. Si comincia pian piano e poi si amplia in modo che il bambino si fa un piccolo su palette di gusti. Il bambino stesso lui comincerà ad avere un suo gusto e là che il genitore deve cominciare anche a prestare orecchio, a darlo soddisfazione, presentando comunque cose nuove, perché non è che lui conosce tutte le tipologie di libri. Perciò mentre lui può avere il suo gusto, esprimere il suo gusto, anche si introduce delle nuove proposte, così il bambino si fa veramente una piccola sua cultura del libro, dell'illustrazione del libro, un gusto del tipologia di storia, un gusto di anche dell'artistico.